Allora, quindi la volta scorsa abbiamo dimostrato, credo in maniera abbastanza semplice, la legge di Stevin o legge idrostatica. Quindi abbiamo detto per ricondurre tutto quando è possibile alla nostra esperienza proprio corporea, quotidiana. Credo forse di aver detto anche che questo ci spiega, per esempio, perché quando andiamo sott'acqua, quando arriviamo magari sotto 1 metro, 1 metro e mezzo, 2 metri, cominciamo a sentire pressione al timpano, no? Ai timpani. Quello è perché più scendiamo sotto la superficie e più aumenta la pressione. Quindi, per esempio, se scendiamo, mettiamo che questi quadretti siano metri, allora dalla superficie qui è mezzo metro, qui è 1 metro e mezzo, qui, e quindi abbiamo a 1 metro e mezzo abbiamo questa pressione. A 2 metri e mezzo abbiamo questa pressione, no? Quindi, come vedete, aumenta. Più scendiamo. Quindi, se questo qui è 1 metro e mezzo, abbiamo questa pressione qui, questo tratto rosso, questa. Anche se è orizzontale, dovete pensare che questa è l'ordinata del grafico. Questo è un grafico, diciamo, in una posizione a cui non siamo abituati, però dato che per legarlo alla realtà fisica, diciamo, abbiamo fatto la scissa verso il basso e l'ordinata in orizzontale, in questo caso verso sinistra, perché ho preso questa parete. E quindi abbiamo che questa ordinata è più piccola di questa, quindi man mano che si scende noi sentiamo più pressione ai timpani e per bilanciare quella pressione quasi tutti siamo costretti a tapparci il naso e a soffiare leggermente dentro il naso in maniera da creare dentro il nostro cranio una pressione uguale a quella esterna idrostatica. Quindi noi in un certo mentre l'acqua ci preme con la sua pressione idrostatica, noi pompiamo dai polmoni, pompiamo un pochino d'aria nella, ma adesso l'anatomia non la conosco molto bene, diciamo, nella zona cranica e questa pressione che invece deriva dall'aria che noi pompiamo equilibra la pressione esterna idrostatica. Allora, alla pressione idrostatica è direttamente collegata la spinta idrostatica. La spinta idrostatica non è altro che una forza ed è la forza generata dalla pressione. Ora, la definizione generale di pressione, abbiamo detto, è il modulo della componente normale dello sforzo. Detto così più in maniera più sintetica, alla quale noi siamo abituati, non mi compare il pennino qui. Noi sappiamo che la definizione generale di pressione è forza su superficie. Domanda bruciapelo così di memoria. La pressione è uno scalare o un vettore? Ricordiamoci è uno scalare, benissimo, perché la pressione è il modulo
della componente normale dello sforzo. Il modulo di un vettore non è altro che un numero, quindi è uno scalare. Il modulo dello sforzo. Lo sforzo invece è un vettore, perché ha modulo perché oltre al modulo ha anche direzione verso. Allora, se noi, quindi questa piccola equazioncina è tutta componenti scalari. Dunque, se noi diciamo, conoscendo per esempio la pressione dell'aria, vogliamo determinare la forza, non dobbiamo fare altro che riarrangiare questa equazione e trovare la forza in funzione delle altre due variabili. Quindi viene forza uguale pressione per area. Quindi, diciamo, se... Attenzione a questo, questa è la forza. In particolare, quando la forza deriva dalla pressione idrostatica, si usa chiamarla spinta idrostatica. Cioè, spinta non è altro che sinonimo di forza, però usualmente, diciamo, nel gergo dell'idraulica e della meccanica dei fluidi, per spinta di solito si intende una pressione moltiplicata per un'area, cioè un tipo particolare di forza. Quindi scriviamo invece di forza, scriviamo spinta uguale pressione per area. Quindi, per esempio, se noi volessimo calcolare la spinta idrostatica che c'è sul nostro timpano sott'acqua, dovremmo semplicemente conoscere, diciamo, calcolare la pressione per mezzo della legge di Stirling. Cioè avremmo che la pressione sarebbe uguale a peso specifico dell'acqua per la profondità alla quale ci troviamo. L'area sarà, che ne so, di mezzo centimetro quadrato. Quindi dovremmo convertire questo mezzo centimetro quadrato in metri quadrati. E applicare questa equazione. Dunque, quindi attenzione, la spinta idrostatica è direttamente proporzionale all'area. Quindi attenzione, a quale area? L'area della superficie premuta, quindi l'area di contatto tra l'area di contatto tra chi? Sempre fra due corpi deve essere. Quindi un corpo è l'acqua, l'altro corpo è, diciamo, l'orecchio, il timpano. Allora, vedete qua, membrana timpanica. Diciamo, questo cerchio verde è il timpano e che ha una sua superficie. Quindi,
perché quando apro il file PowerPoint ne escono due versioni. Quindi quando noi siamo sott'acqua, tutto qui, diciamo, il nostro credo che si chiami orecchio esterno questo, si riempie d'acqua e quest'acqua esercita una pressione che è pari, possiamo fare anche il grafico. Questa è la superficie dell'acqua. Questo è il nostro grafico della pressione. Quindi su tutto l'orecchio è a contatto con l'acqua e questa pressione determina una spinta idrostatica che abbiamo detto è uguale, spinta idrostatica, a pressione per area. Oh, scusate. Per area, dove l'area è questa qui. Area. Questa pressione determina una spinta che è uguale quindi a gamma per H per A. Quindi se questo e questa spinta si intende applicata nel baricentro della superficie di contatto. Quindi il baricentro sarà all'incirca qui. Quindi questa qui sarà la pressione. Qui invece applicata nel baricentro del timpano, forse. In rosso, questa qui è la spinta idrostatica. Quindi il prodotto di gamma per H per la superficie. Va bene, quindi si tratta ovviamente, essendo una forza che è direttamente proporzionale alla superficie di contatto, è una forza di superficie. E si chiama pressione idrostatica, perché poi vedremo che esiste anche la forza idrodinamica, o meglio la spinta idrodinamica, che deriva dalla pressione idrodinamica, cioè quella esercitata dall'acqua in movimento. Però, diciamo, non la dobbiamo affrontare adesso. E dunque, abbiamo anche parlato delle forze, di un'altra forza di superficie, molto importante in meccanica dei fluidi, che è la forza di attrito.
In particolare di attrito interno o viscosità. Allora, immaginiamo qui, questa è una sezione longitudinale verticale di non di un tubo proprio, diciamo, queste sono due superfici. Immaginate che questa qui di sotto sia una superficie molto larga e questa di sopra anche, due superfici solide. In mezzo c'è dell'acqua, per esempio. La superficie inferiore dove poggia l'acqua è ferma. Alla superficie superiore viene applicata una forza F. E quindi, in seguito all'applicazione di questa forza, questa superficie superiore si muove, no? A causa della no slip condition, cosa succede? Che lo strato liquido immediatamente aderente alla superficie solida, che fa? In seguito al movimento della superficie solida, no slip condition, condizione di non scivolamento. Quindi, che fa questo strato sottilissimo di acqua? Si muove con la superficie solida o rimane indietro? No slip condition. No slip condition vuol dire sostanzialmente che stanno attaccati. Come se fossero incollati, diciamo. Quindi lo strato superiore della massa liquida si muove solidalmente con la superficie, quindi alla stessa velocità della superficie o della lamina superiore. E qui abbiamo il profilo di velocità, vedete? Questa, diciamo, risulta. Questa legge, questi primi studi sono dovuti a Newton, il grande fisico matematico. Quindi abbiamo una velocità che diminuisce fino a quale valore? Fino a zero. Perché? Sempre a causa della no slip condition, il valore della velocità sulla lamina inferiore è pari a zero, sempre per la stessa condizione, che qui porta l'acqua ad andare alla stessa velocità della lamina superiore, e in effetti qui porta l'acqua ad andare alla stessa velocità della lamina inferiore, cioè a zero. In mezzo c'è questo profilo di velocità. Le velocità puntuali qui vengono chiamate con la U minuscola, vedete qui U uguale a 0, qui U uguale a V grande, dove per V grande intende la velocità media, la velocità massima. L'altezza, la distanza tra le due lamine solide, la chiama L, e questo qui lo chiama de beta, diciamo, è un angolo, viene chiamato angolo di deformazione, perché si dice che l'acqua in questo caso è sottoposta a deformazione. Diciamo, per noi il concetto di deformazione nell'acqua non ci è tanto immediato, no? Siamo più pensati a immaginare la deformazione di un solido o di un pezzo d'argilla modellabile, no? Che si deforma. Però intendendo l'acqua come un continuo di molecole a contatto fra loro, si dice che l'acqua viene deformata così come si dice per i corpi solidi. E poi diciamo, la dimensione orizzontale
la lunghezza del percorso x e la distanza dal fondo, la distanza dal fondo è y. E quindi vediamo anche che u di y, cos'è u di y? È la velocità puntuale in funzione della distanza dal fondo, che è, se ci fate caso, funzione del rapporto tra queste y su L. È un numero puro, come si dice, una grandezza adimensionale, perché è il rapporto fra due lunghezze, tra y, che è il punto, per esempio, la distanza, la velocità in questo punto, meglio, questa distanza dal fondo, quindi questa sarebbe la y. È data dal rapporto tra questa y, che è la distanza dal fondo del punto che stiamo esaminando, e l'intera altezza. E quindi è direttamente proporzionale alla distanza dal fondo e alla velocità massima. Ora, perché diciamo, perché c'è questa distribuzione di velocità? Perché le lamine, diciamo, gli strati d'acqua sovrapposti, fra di loro subiscono un attrito che viene chiamato attrito interno, per distinguerlo dall'attrito esterno che è, diciamo, con le pareti del condotto. Viene chiamato attrito interno o viscosità. Quindi è questa, la viscosità è quella resistenza allo scorrimento reciproco fra i vari strati di liquido o di aeriforme, diciamo di fluido, perché la viscosità esiste anche nei gas, molto meno pronunciata, però esiste anche nei gas. Allora, vediamo quest'altro grafico. Vediamo cosa c'è in ascissa. Rate of deformation. Rate vuol dire tasso, viene usato anche nel linguaggio bancario. Diciamo, in genere per rate si intende un rapporto. Però possiamo tradurre tranquillamente con tasso di deformazione. E quant'è questo tasso di deformazione? du su dy. du su dy, quel de, diciamo quella d minuscola, sapete cosa vuol dire? Lo ricordate? È una variazione. E più in particolare? Dai che ci sei. Aspetta, tu segni. Spera. No, lo dovevo dire io, speranza. Ci stavo arrivando, ero proprio a un pelo. Non è che, per esempio, du è una derivata. Du è una cosa che serve per la derivata. Vi ricordate? Cioè, che differenza ci sarebbe tra questa scrittura de delta y su delta u? Invece qui c'è du su dy. Ah, scusate, ho sbagliato. Lo devo scrivere du su
delta U su delta Y. Che differenza c'è tra delta e D? Diciamo, noi diciamo D, la lettera D. Dai, che facile! Se tu hai detto che è una differenza, no? È un intervallo, praticamente ci sei arrivato, devi solo aggiungere un aggettivo. Dai, so che speranza è l'ultimo a morire, dai. Inutile che ridete, perché se lui è l'ultimo, lui, sì. Almeno lui ha detto un intervallo. Un intervallo? No, non è di che cosa, che tipo di... De U, per forza, dai ragazzi, deve essere un intervallo di velocità, se c'è da U, intervallo di velocità. Ma che... cioè... quanto è grande questo intervallo? No. Allora, lasciamo un attimo questa domanda. Delta U, che cos'è? La lettera delta, non vi è mai capitato di vederla vicino a una variabile? Una variazione. U secondo meno U. Esatto. Ed è una variazione. Però anche qui, però anche du è una variazione. Sempre di U, per esempio. Allora, è uguale scrivere delta U o du, visto che sono entrambe variazioni della U, della variabile U? Esatto. Vi preannuncio che non lo sono. Forse no, quindi avremmo scritto delta U perché sembra. Eh sì, perché due simboli per la stessa cosa, diciamo. Allora, delta U, per esempio U2 meno 1, è una variazione finita. Che vuol dire finita? Abbiamo un punto di inizio e un punto di fine, come dire, separati da una distanza finita, nel senso una distanza, diciamo una distanza normale, che può essere misurabile come un centimetro, un millimetro, un miliardesimo di millimetro, anche un miliardesimo di millimetro è una distanza finita, molto piccola ma finita. Du è una distanza infinitesima, cioè è una cosa che, come dire, non esiste nella, tra virgolette, in natura, nella realtà fisica, è un concetto matematico, l'infinitesimo. Che vuol dire infinitesimo? Che non vuol dire nemmeno microscopico, no? Perché microscopico, dice, vabbè, un nanometro è microscopico. Un millesimo di nanometro è ancora più piccolo, però anche quella è una distanza finita, cioè una distanza che è esprimibile con un numero. Perché se io dico un miliardesimo di millimetro, quello è un numero con tanti zeri, però è un numero. Invece una distanza infinitesima è una quantità, come dire, diciamo una quantità infinitesima, è una quantità che comunque piccola essa sia, beh, vedete, la definizione non viene neanche a me, perché un po' perché non è il mio mestiere. Però, diciamo, è un concetto mentale che voi dovete immaginare piccolissimo oltre ogni limite. Ecco, la dico in maniera quasi poetica. Così come una quantità infinita è una quantità, questo è più facile da immaginare, infinitamente grande, che non vuol dire grandissima, enorme,
è proprio senza fine. È un numero che tra i numeri normali non esiste. C'è chi include il numero di infinito nell'insieme dei numeri reali. Però, diciamo, pur sapendo che è un concetto diverso. Quindi, come infinito non vuol dire grandissimo, vuol dire infinito, che è una cosa diversa, che non è esprimibile da un numero con le cifre romane, cioè, è esprimibile attraverso il numero, il simbolo di infinito, che però è di sua natura diverso dai normali numeri reali. E così l'infinitesimo. Quindi, per tornare un po' alla nostra immaginazione, diciamo, immaginiamo questa quantità infinitamente piccola e si chiama il differenziale. Ve la ricordate questa parola? Sicuramente. E un rapporto fra due differenziali è quella che dicevi prima, la derivata. Però ragazzi, voi siete usciti praticamente vergini dal corso di matematica. Allora, torniamo un attimo sul concetto dipendenza. Faccio questo inciso perché queste cose devono essere chiare. Allora, come diceva, non lo dire, Montenegro, questo è Y e questo è X. Il simbolo delta indica una differenza e poi noi abbiamo aggiunto una differenza finita. Allora, per esempio, se noi prendiamo questi due punti su questo grafico della funzione y, la loro e prendiamo le ordinate. Vabbè, diciamo, prendiamo direttamente la differenza fra le ordinate. Quindi questo è y1, questo qui è y2. Questo è x con 1 e questo è x con 2. Allora, questo qui, quindi, è delta y uguale y con 2 meno y con 1. Questo qui è delta x uguale x2 meno x1. Allora, immaginiamo adesso, e se noi uniamo questi due punti, anzi questi due punti, prima gli diamo un nome, li chiamiamo 1 e 2, punto 1 e punto 2. E poi li uniamo.
teniamo un triangolo rettangolo. Allora, domanda. Che cos'è? Come chiamiamo noi il rapporto delta y su delta x? Allora, vi sto chiedendo una cosa della quale abbiamo parlato diffusamente. Lo giuro. Quindi dovete solo collegare questa figura e questa la domanda che vi ho fatto a una cosa di cui abbiamo parlato visto, come si dice? Abbiamo parlato diffusamente e sulla quale vi ho anche minacciato. Integrale. No. Ho parlato dell'integrale. Io non ho parlato dell'integrale. No, infatti. Quando ho detto come ti stai muovendo esercizio. Sì, molto probabilmente. Aspetta. Derivate. La pendenza. Speranza. Ah, le derivate mi ci è andato vicino. La pendenza è il concetto chiave. Quindi Speranza, diciamo, sta. Non sarà più ministro, ma insomma, starà, diciamo, sta recuperando punti. È il ministro della speranza. Allora, questa qui è la pendenza. Però adesso mi dovete dire, la pendenza di cosa? Un po' di occhio. Si vede che mancano i geometri. Vabbè, la pendenza di delta y e delta x Ah, sì, è sono un po'. Oh, Speranza ci ha appena detto che delta y su delta x è la pendenza del segmento 1,2. Benissimo. Andiamo oltre. E adesso questo rapporto, questa pendenza delta y su delta x, se noi invece di guardare il segmento, guardiamo questo arco di curva, come potremmo definire? Cosa potrebbe essere rispetto a questa curva? Cosa potrebbe essere questa pendenza, diciamo, questo rapporto? Anche questo ve l'ho detto. Se io vi chiedo all'esame, anzi, quando vi chiederò all'esame, perché ve lo chiederò, qual è la pendenza di questa curva nel tratto 1,2, tra questi due punti? Oh, mo, Speranza praticamente ha già fatto l'esonero, diciamo. È la pendenza media, quel delta y su delta x, oltre a essere la pendenza di questo segmento, è anche la pendenza media della curva nel tratto nell'arco 1,2 ed è data appunto dal rapporto tra il dislivello e la proiezione orizzontale della distanza fra i due punti. Allora, e se noi vogliamo sapere non la distanza media fra due punti, ma la pendenza in un punto, o anche pendenza puntuale, per esempio qui. Anzi no, non lì perché poi viene, diciamo,
la pendenza qui. Vabbè, diciamo qui. No? Allora, io magari, cioè la pendenza, la definizione di pendenza è sempre il rapporto fra dislivello e proiezione orizzontale della distanza. Ricordatevelo, questa è la definizione assolutamente generale di pendenza. Poi può essere una pendenza media, una pendenza puntuale, non so, una pendenza sulla pendice di una montagna, una pendenza su una curva di analisi matematica. Però la definizione di pendenza è quella. Adesso io vorrei vedere la pendenza puntuale. Come la possiamo definire? Cioè, come la possiamo trovare, calcolare? Quali punti 1 e 2? E quelli che stanno qui? No, no. Sei fuori strada. E sei fuori strada. Questi sono due punti qualsiasi e quest'altro pure è un punto qualsiasi. Quindi non c'entrano niente i punti 1, 2 con questo punto pinco pallino. Non c'entrano niente. Falcone. Azzeccato. Bisogna tracciare una retta tangente a quel punto. Benissimo. Come? Sì, sono diventato proprio un Picasso. Ve l'avete visto il film di Totò? Che cos'è questo? Un Picasso. Un'imitazione del Picasso. Non l'avete visto? Allora, Speranza ha già fatto l'esonero. Tu hai già messo un piede nella fossa. Cioè, come si dite che io sono vecchio. Cioè, no. No, mi dispiace. Peccato però quel ragazzo. Non è un cattivo ragazzo. Bravo. Allora, come ci suggerisce Falcone, dobbiamo tracciare una retta, la retta tangente in quel punto. E, ok, e di questa retta tangente, dai Falcone, che anche tu sei un passo dall'esonero. Stai attenta, mo, a non... Dai che adesso è proprio facile, bastava dire questo. E il resto è facile. Cioè, io ho detto, come troviamo la pendenza puntuale in questo punto? Lo chiamiamo P, punto P. Non ho sentito niente. Una volta tracciata la retta, che è il primo passo, tracciata la retta, fatto tutto, però proprio cos'è che manca? Questo è, no, il dislivello, e che altro? Il dislivello è fra due punti. Allora, più che, allora diciamo, torniamo indietro. Falcone ci ha suggerito che bisogna tracciare la retta tangente nel punto P. Benissimo. Ma il nostro fine qual è? Trovare la pendenza in quel punto. Quindi tracciare la retta era il primo passaggio. Adesso cosa dobbiamo
trovare perché ci serve quella retta? Allora, Falcone, cosa, ferma restando la domanda che ho originaria, ma la pendenza di quella retta ti dice qualcosa, cioè ha qualcosa a che fare? Altro aiuto. Vabbè, quello riguardava questi due punti. Sì, più o meno, sì, potrebbe essere anche tu probabilmente sei sulla strada giusta. Però praticamente, senza, anche senza formule, diciamo senza formule. La pendenza in quel punto e la pendenza di quella retta hanno qualcosa a che fare. E quella retta andava tracciata, come ci ha suggerito Falcone. E va tracciata perché hanno qualcosa a che fare la pendenza in quel punto e la pendenza della retta. No, fate finta che il punto 1 e 2 non ci sono. Fate finta che quelli non ci sono. Cioè, esiste solo il punto P. No, allora, vabbè, ve lo dico io. La pendenza della curva nel punto P è uguale alla pendenza della retta tangente alla curva nel punto P. Quindi la pendenza nel punto è uguale alla pendenza della retta. Detto in breve. E la pendenza della retta è uguale alla pendenza fra una qualsiasi coppia di punti su di essa, cioè anche che ti devo dire, tra questo e questo, ma anche tra questo e questo, perché la pendenza della retta è costante. Quindi mi raccomando, io insisto su questo concetto di pendenza, perché poi anche in idrologia, in idraulica, diciamo che il 60% delle cose che facciamo si basano sul concetto di pendenza. Bisogna sapere bene cos'è la pendenza media, la pendenza puntuale. Quindi in questa curva ci sono infiniti punti. E ogni punto ha la sua pendenza puntuale, ovviamente. Nel punto P, il punto P ha la sua pendenza, che possiamo chiamare I con P. Un altro, ora però noi eravamo partiti dal concetto di differenziale, quindi ritornando, riavvolgendo il nastro. Voi avete mai riavvolto un nastro? Forse no. Ah, addirittura, quindi diciamo, questo pensavo che solo noi, come dire, questa generazione sono io, boomer. Pensavo che solo i boomer o la generazione X sapessero, ma una videocassetta, ti hai avuto a che fare con le videocassette? Ah, quindi voi quando eravate piccoli c'erano le videocassette ancora. Ah, ho capito. Quindi riavvolgiamo il nastro. E io vi avevo chiesto che vuol dire, dove stava? Ah, che vuol dire deu su dei, cioè che vuol dire deu, per esempio. Allora, come
Quindi noi, e poi abbiamo prima detto che cos'è delta. Quindi delta è un intervallo finito, esprimibile con un numero reale, per quanto piccolo, per quanto grande, è esprimibile con un numero reale. E poi vi ho detto anche che, per esempio, dy è un incremento infinitesimo della y. Allora, se noi prendiamo attorno nell'intorno del punto P, nell'intorno del punto P, un intervallo infinitesimo, allora il punto P che diametro ha? Non ha diametro zero, ha diametro infinitesimo. È diverso zero da infinitesimo. No, è infinitesimo. Indefinito è una cosa che, come dire, che non ha senso. Cioè, quando una cosa in matematica, per esempio, un numero diviso per zero, è una cosa che è indefinito perché non ha senso. Non ha senso matematico, diciamo. Mentre, vabbè, no, è inutile questo, non voglio fare digressioni ulteriori. Stavamo dicendo, se noi prendiamo invece di delta y su delta x, che sono due intervalli finiti, ai quali corrisponde un segmento finito, cioè segmento 1, 2 è un segmento finito, anche se fosse più piccolo sarebbe finito. Noi, se noi invece prendiamo questi due intervalli, dislivello e distanza orizzontale, li prendiamo infinitesimi, otteniamo, diciamo, un triangolo come questo, ma di dimensioni infinitesime. E quindi la tendenza in questo punto può essere anche espressa come dy su dx, dove adesso io faccio, come dire, una mostruosità matematica, cioè disegno i due cateti dy e dx, però dovete tenere presente che è solo un richiamo visivo, cioè immaginate questo triangolino che sta attorno, nell'intorno del punto P. Immaginate quindi. Questo è il dislivello e questa è la proiezione orizzontale della distanza. Immaginate questo triangolino e quindi la distanza tra questi due punti nell'intorno di P. Attenzione, questi due punti sono sulla curva, non sulla retta. Quindi prendo questi due punti sulla curva, li immagino che si avvicinino sempre di più al punto P, sempre di più, sempre di più. Diciamo indefinitamente, il loro limite, cioè il limite di questo rapporto, il limite di delta y su delta x per delta x che tende a 0 è uguale a du, scusate, dy su dx. E questa non è altro che la derivata della y rispetto alla x. Quindi la derivata, il significato geometrico della derivata, è la pendenza puntuale della curva nel punto dato. Noi, diciamo, in idraulica, in idrologia, abbiamo a che fare con le pendenze medie. Però, diciamo, bisogna sapere queste cose, ragazzi, bisogna sapere. Quindi, come vedete, la derivata è un limite. Che vuol dire un limite? È una cosa che
è una quantità alla quale questa funzione tende. Quindi, ed è il limite per delta x che tende a 0, cioè a che numero si avvicina questo rapporto man mano che delta x diventa sempre più piccolo? Quindi il limite, a che numero si avvicina? Continua ad avvicinarsi senza mai arrivarci. Questo numero è la derivata, che però anche, come dire, ha una doppia faccia, perché questo è un concetto quasi vertiginoso, che ci riesce difficile da immaginare questa cosa sempre più piccola, sempre più piccola. Non è che è piccola come un microbo, è piccola come un atomo. Un atomo ha una sua dimensione finita, mentre questo è un concetto solo mentale. E questo numero a cui questo rapporto tende è il limite ed è la derivata, che però ha anche, come dire, una doppia natura, può essere espressa anche con quantità finite, perché se noi ricorriamo al metodo Falcone, cioè invece di fare i differenziali, il limite del rapporto tra i differenziali, boh, non vorrei dire alla femminile perché poi oggi non si può più parlare, diciamo, però Falcone ci ha suggerito una cosa saggia. Tracciamo la retta tangente alla curva nel punto P. Poi, vabbè, dovevamo andare appena appena avanti e dire che la pendenza della curva nel punto P è pari alla pendenza di quella retta. Bell'è fatto, in meno di 20 parole abbiamo detto tutto. Però, siccome, diciamo, nelle spiegazioni si trova questo concetto di derivata, di differenziale, ecco, vedete, voi non dovete, non è necessario che voi sappiate sviluppare le derivate, gli integrali, però, ragazzi, il significato geometrico di questi due concetti lo dovete sapere. È importante perché fatti non foste per vivere come bruti. Poi non mi ricordo le altre parole. E Dante diceva anche come tramiti di merda, cioè come passaggi per il cibo che noi assumiamo che ha una sua trasformazione, si trasforma in una certa cosa. E quella cosa, cioè praticamente noi diventiamo come un passaggio per quella cosa attraverso il nostro corpo, dove dobbiamo elevarci sopra, diciamo, sopra chi non ha la fortuna di studiare. Allora. Stavo dicendo, volete fare 5 minuti di pausa? Che secondo me avete l'unità centrale surriscaldata, anche se poi faremo pochissimo, però, ma 5 minuti, 5 minuti.